altro come lui amato voi, e siate per sempre suoi amici, e quello che farete al più piccolo tra voi, credete, l'avrete fatto da voi. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Carissimi fratelli e sorelle, in questa domenica un po' particolare abbiamo voluto anche come unità pastorale dare un segno di presenza. Davanti a me ho dei banchi vuoti e umanamente ti strugge il cuore. Però se guardo con uno sguardo di fede vedo la gente di Bussoleno, di Bruzzolo, di Chianocco e di Foresto che settimanalmente si ritrova per pregare, per vivere la propria fede in comunione con i fratelli. Ecco, vogliamo farlo così con i mezzi che la tecnologia oggi ci offre, ma con lo stesso cuore, con lo stesso spirito e con la stessa fede comune. E allora ci accostiamo all'altare e prima di vivere questa Eucaristia che arriva un po' a tutto il territorio, siamo distanti più di 2 metri ma vicini dal cuore, chiediamo che il Signore liberi e purifichi il nostro intimo da tutte le fragilità. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore sorgente d'acqua viva che zampilla per la vita eterna, abbi pietà di noi. Cristo Tempio dei veri adoratori in spirito e verità, abbi pietà di noi. Signore Salvatore del mondo, che liberi i credenti dal peccato, abbi pietà di noi. Preghiamo. O Dio misericordioso, fonte di ogni bene, tu ci hai proposto a rimedio del peccato il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna. Guarda a noi che riconosciamo la nostra miseria, e poiché ci opprime il peso delle nostre colpe, ci sollevi la tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo offriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire dall'Egitto per far morire
Il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Entrate, prostrati e adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. È Lui il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore e non indurite il vostro cuore. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nel quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza della gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi, nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Lode e onore a te, Signore Gesù. Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo. Dammi dell'acqua viva, perché io non abbia più sete. Lode e onore a te, Signore. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le rispose: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le rispose: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua
che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete, non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice, va a chiamare il tuo marito e ritorna qui. Gli risponde la donna, io non ho marito. Le dice Gesù, hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna, Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice, credi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma viene l'ora ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù, sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse, che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente, venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano, Rabbì, mangia, ma egli rispose loro, io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro, qualcuno gli ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi, che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie il frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme a chi miete. In questo, infatti, si dimostra vero il proverbio, uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato. Altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani in quella città credettero in lui per la parola della donna che testimoniava. Mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere da loro ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola. E alla donna dicevano, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. E parola del Signore. Cari fratelli e sorelle dell'unità pastorale, tutti quelli che in questo momento si uniscono nella preghiera, abbiamo ascoltato il brano tratto dal Vangelo di Giovanni, il racconto della Samaritana, un brano lungo, articolato, che a un certo punto ha un passaggio bellissimo, molto attuale. È una settimana che siamo senza liturgie, senza celebrazioni, senza incontri, viviamo del senso. E la domanda che la Samaritana fa a Gesù, ma dov'è che devo adorare? Forse è la domanda che ci stiamo facendo, ci siamo fatti e ci faremo. Ma dove devo andare a trovare Dio? Nel tempio, è chiuso, sul monte, non posso uscire, mi fermano i carabinieri. Dove devo andare ad adorare Dio? Ecco, la risposta di Gesù è forte. Devi andare dentro, dentro di te, in casa tua, nella tua stanza, nel tuo intimo. Non c'è bisogno di muoversi per trovare Dio. Anzi, Dio ti viene incontro. Dio viene a cercarti. Credo che sia rassicurante, credo che sia una bella prospettiva. Dio non manca in questa Quaresima.
siamo semplicemente noi che dobbiamo aprire il cuore e lasciare che entri nella nostra vita intima. E lì, questa Quaresima la viviamo noi e la possiamo vivere in profondità come l'ha vissuta quella donna, perché quella donna ha vissuto una bellissima storia d'amore al pozzo. A volte i ragazzi hanno una storia d'amore in mente. Quella donna vive una storia d'amore al pozzo, e il pozzo è sempre stato un luogo di incontro, noi che ci teniamo distanza, noi che molte volte la malattia invece di essere in generale comunione genera distanza. E ci sono dei luoghi che sono significativi perché sono luoghi dell'incontro, la Chiesa di questo. Ecco, per Gesù quel pozzo era un luogo di incontro, ma non era il muretto del sentimento, era la profondità dell'amore, perché quella donna, passando a quel pozzo a mezzogiorno, sente che la sua vita si trasforma. Ecco, ci sono alcuni impedimenti da togliere per amare profondamente. Il primo è la stanchezza. Gesù arriva stanco e si siede al pozzo. Non è mai capitato di arrivare a casa stanchi e di dire l'asino è stanco, non c'è più bisogno di niente, due bocconi poi vado a dormire, un po' di televisione, ma non parliamo. Sono degli impedimenti forti. Questa settimana scherzando con qualche persona, con qualche pensionato, dicevo adesso devi stare a casa con la moglie, è difficile in questo momento. E invece proviamo a recuperare quella bellezza. Non siamo stanchi, non possiamo giustificarci e possiamo incontrarci. È il primo impedimento che Gesù toglie. Il secondo è quella donna che va a mezzogiorno, un'ora assurda per andare a prendere l'acqua al pozzo, specialmente in Israele. Eppure va lì, perché? Perché aveva paura, perché si sentiva vergognata, perché aveva paura del giudizio degli altri, perché quella donna era puntata a vita, aveva avuto cinque mariti e quello che aveva insieme non era il suo. Cioè, quante e quante volte ci rendiamo conto di essere giudicati e abbiamo paura di amare, non riusciamo più a farlo. Ma a volte abbiamo paura di essere giudicati da chi amiamo, dalle persone più vicine a noi, che non puntano un dito, ma ci dicono le frasi celebri, te l'avevo detto, so già che farai così, se tu fossi diverso io sarei migliore. E molte volte ci sentiamo un po' giudicati nel nostro essere, un grande impedimento. Per amare dobbiamo togliere, come la stanchezza. Ecco, in questa prospettiva Gesù ama e basta. Non chiede nient'altro. Questa storia d'amore è quasi un Dio che ci assete della mia fede, assete del mio amore. Perché trasforma quell'acqua, dall'acqua che disseta ogni quarto d'ora, specialmente d'estate, all'acqua che disseta per la vita eterna. Toglie l'impedimento che tu sei samaritano, tu sei giudeo, io sono samaritano, quindi non possiamo parlarci. Quanti impedimenti eravamo? Quanti impedimenti, quante distanze, quante mascherine mettiamo nelle nostre relazioni? Dio spacca quegli impedimenti. Porta sempre il piano umano su un piano più alto, è un piano duraturo, eterno, per sempre, non soltanto contingentato al momento. E anche quando dice a quella donna, ma tu sapessi chi sono? E quella donna un po', giustamente, dice, ma chi credi di essere? Sei più forte del nostro padre Giacobbe che ci ha dato questo pozzo? Ma chi ti credi di essere? E poi arriva ad amare, a sentirsi amato. E ti è mai capitato qualche volta di partire dalla distanza? A volte mi sento dire, ho sposato mio marito e mia moglie, ma appena l'ho conosciuto lo odiavo. Non riuscivo a starci vicino. C'è stato un percorso, l'amore ha sempre bisogno. E non soltanto l'amore sentimentale, l'amore di scelta di vita, ma l'amore nelle nostre relazioni. Molte volte parte dagli impedimenti che dobbiamo togliere. E l'altro mi dà un po' fastidio. Ecco, e si arriva dal fastidio all'amore profondo. È quell'acqua, ecco, di cui Cristo ci chiede di servirci, che è l'acqua profonda. Vedete, ci sono due prospettive. C'è l'acqua del pozzo, che non vediamo, è un'acqua profonda. Possiamo anche trovarla stagnante, possiamo trovarla fresca, o c'è l'acqua della sorgente. È l'acqua che vediamo subito, zampillante, bella, ci mettiamo il bicchiere e la bocca sotto. Ecco, l'amore è un po' questo. A volte abbiamo un amore visibile, fresco, ci mettiamo la bocca sotto, prendiamo il bicchiere, ci alimentiamo di quell'amore. Altre volte bisogna scavare, andare in profondità
eppure quello che rimane è il pozzo. La sorgente va via, il pozzo lo tiene, la tiene là. E poi la sorgente ne produce molta, certamente. Però non dobbiamo lasciarla stagnare. Deve essere fresca la nostra acqua, è la nostra fede che la alimenta nell'acqua. E non alimenta l'acqua, alimenta la freschezza dell'acqua. È quella condizione con cui possiamo vivere la nostra esperienza religiosa come la vive un pozzo contenendo l'acqua. E a volte esternamente non si vede come qualche bellezza interiore che ci portiamo dentro, esternamente non si vede, ma quando qualcuno va a scavare, va a cercare, trova la fresca. Ecco, in questa prospettiva, Gesù vuole ancora togliere un impedimento all'amore, che è chiedere a quella donna, ma come stai amando? E portami tuo marito. E quella donna si ferma, dice, lui è un tuo marito. Hai detto bene, dei cinque è quello che hai con te, non è tuo marito. Cioè, ma ci pensate, per cinque volte quella donna si è innamorata, per cinque volte quella donna è stata ripudiata. Ecco, sono un po' i nostri mariti, li abbiamo tutti. Molte volte ci innamoriamo di certe cose. Sono un po' gli idoli della nostra esistenza. Quando mettiamo Dio da parte, poi sviluppiamo delle cose affascinanti, appassionanti, che poi più delle volte ci ripudiano. E poi ci riproviamo di nuovo. E pensiamo ancora che sia possibile. E poi ci riproviamo, e poi ci riproviamo. E poi ci sentiamo con quel marito che non è tuo marito. Con quell'abitudine, con quella superficialità. A volte con quella solitudine ci adagiamo, ci accontentiamo. Ecco, Gesù vuole farci vivere un'altra prospettiva. Non è la prospettiva del ripentaci tante volte. Tanto sai benissimo che finché ci tenti sulle esperienze e le espressioni della vita terrena, non riuscirai mai a trovare la felicità. E ti troverai sempre prima o poi ripudiato. Prova a ritentare su un'acqua nuova, che non è più l'acqua della necessità, l'acqua del bisogno, l'acqua del piacere, l'acqua del potere, l'acqua del possesso, l'acqua della vita. Quante volte abbiamo i nostri mariti, che hanno tanti nomi, eppure ci affasciniamo inizialmente, poi ci sentiamo un po' messi da parte. Ecco, Gesù davanti a quella donna non la giudica, non chiede, si posa uno sguardo di tenerezza, non guarda le errori, guarda di amarle e basta, non chiede né nient'altro. Non le chiede neanche di mettersi in regola. Senti, se tu ti metti in regola, se la situazione è regolare, poi dopo ti amo, ti do l'acqua viva. No. Cioè, anche quando rompiamo la brocca della nostra vita, Dio prende il croce per farci un canale. La sua acqua passa sempre, non si ferma. Noi pensiamo sempre che debba essere perfetta. Se non siamo perfetti non possiamo incontrare Dio, no? Non ci chiede di essere perfetti. Ci chiese di lasciarci amare, come quella donna, che a un certo punto viene un po' rivalutata, rimessa in discussione tutta la sua vita. Allora quando dice che quella donna non può entrare nel Tempio, era esclusa, era adultera, sarebbe stata lapidata, allora Gesù entra nel suo Tempio. Non c'è più un monte, non c'è più un Tempio, c'è il Tempio, entro dentro di te. Ha trovato un'altra acqua, è bella l'espressione finale del Vangelo che dice quella donna ha lasciato lì la bocca, era andata a prendere acqua e quell'acqua l'ha lasciata, non gli serviva più l'acqua per vivere quotidianamente, gli serviva l'acqua per vivere per sempre. Allora ci aiuta il Signore, ecco, poter diventare terre e anche prendere coscienza che molte volte Dio ci accoglie là dove gli altri ci giudicano, non ci abbandona. Ma ancora di più che a volte quello che cerchiamo non sempre è quello che troviamo, ci fa vedere una prospettiva nuova. E quella considerazione con cui finisce il Vangelo, c'è qualcuno che viene e c'è qualcuno che insegna. E non sempre sono la stessa persona, direi quasi mai nelle espressioni della vita. Altrimenti abbiamo la tentazione dell'agricoltore, che tutto ciò che facciamo deve portare frutto. Tutto ciò che facciamo lo facciamo perché ci crediamo. Qualcuno ne raccoglierà.
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Fratelli e sorelle, nel cammino verso la Pasqua sostiamo oggi presso il pozzo dell'acqua viva che è il Signore. Ristorati dalla Sua parola, eleviamo al Padre la nostra preghiera e diciamo: dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. O Padre, dona alla Tua Chiesa santità e forza, concedici di essere sempre Tuoi fedeli adoratori in spirito e verità. Preghiamo, dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. O Padre, infondi in coloro che hanno compiti di governo la conoscenza delle vere necessità delle persone loro affidate. Preghiamo, dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. Preghiamo il Signore per questa situazione che il mondo sta vivendo, perché sappiamo recuperare il senso della vita che porta con sé anche l'esperienza della morte, senza paura, senza spauracchi, con quel non temete che il Signore ci rassicura sempre proprio nel Vangelo. Preghiamo, dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. Preghiamo per tutto dottori, gli operatori sanitari, per tutti coloro che in questo periodo stanno facendo di tutto, dando il loro tempo, le loro energie, la loro professionalità. Ecco che il Signore sostenga e ricompensi nel cuore la loro disponibilità. Preghiamo, dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. Io, Padre, proteggi le nostre comunità cristiane, in modo particolare ti metto le comunità di Bussoleno, di Bruzzolo, di Chianocco e di Foresto, non per chiedere l'esclusività, ma per chiederci che sostenerci vuol dire tenerci insieme, e perché siamo noi a fare del nostro meglio, dare tutte le nostre energie perché questo possa sempre accadere. Preghiamo. Dissetaci, Padre, con l'acqua del Tuo Figlio. Padre Santo, questa è la nostra preghiera, donaci sempre la sete dell'acqua viva che solo il Tuo Figlio può darci, e rinnova in noi la grazia del battesimo. Per Cristo nostro Signore. Ed ora accogliamo il pane e il vino che il Signore mette anche oggi sull'altare, e accogliamo anche il pane e il vino della condivisione, della sofferenza, della lontananza, della solitudine, a volte della divisione e della fatica di tante persone. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'universo,
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro degli uomini. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Per questo sacrificio di riconciliazione perdona, o Padre, i nostri debiti e donaci la forza di perdonare i nostri fratelli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori, rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Egli chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede. E di questa fede ebbe sete così ardente da accendere in lei la fiamma del tuo amore. E noi ti lodiamo e ti rendiamo grazie, unita agli angeli celebriamo la tua gloria. Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore
in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Cesare e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. I cari fratelli e sorelle, mettiamo in un momento di silenzio tutti coloro che hanno lasciato questa esistenza terrena che portiamo nel cuore e nel ricordo. Particolarmente vorrei mettere nella preghiera tutti i defunti di queste settimane che non hanno avuto la dignità di un'eucaristia per il loro funerale, a volte una benedizione un po' frettolosa, ecco, che questa eucaristia sia per tutti loro. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Non possiamo darci la mano ormai da tanto tempo. Il Padre nostro ha una caratteristica proprio, lo facciamo con i bambini all'oratorio, lo facciamo nelle nostre comunità, il darci la mano. Diamoci la mano, a distanza, nel senso che ognuno è nelle proprie case, ma una mano che arriva dal cuore per sostenerci, per sostenere, per pregare insieme, per chiedere al Signore quell'aiuto che è sempre necessario, soprattutto in questo momento, ma per chiedere anche al Signore di saper guardare la vita forse con altri occhi, con gli occhi della fede, con gli occhi della speranza, con gli occhi dell'eternità. Con questo spirito diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Sono settimane che non ci scambiamo la pace a messa, adesso possiamo farlo. È l'assurdo e il bello. Possiamo farlo dando un bacio ai nostri figli, ai nostri genitori, a nostra moglie, a nostro marito, un abbraccio, là dove è possibile, nelle nostre case. E sia questo lo spirito ci accomuna, e per questo e con questo ci scambiamo un segno di pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati a questa cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio, colui che toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. E in comunione, una comunione che ci lega nella fede, nella speranza. La comunione ha due dimensioni,
fare la comunione, ma anche la dimensione della comunione spirituale. So che questa è possibile in questo momento, ecco, sentiamoci uniti in questa comunione in cui Cristo entra nella nostra vita, come è entrato nella vita, dentro la vita della Samaritana, non sul tempio, non sul monte, non c'è più un luogo, c'è un cuore che accoglie, con questo spirito viviamo la comunione eucaristica. Preghiamo. O Dio che ci nutri in questa vita con il pane del cielo, pegno della tua gloria, fa che manifestiamo nelle nostre opere la realtà presente nel sacramento che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo e portiamo la pace. E di cuore una buona domenica a tutti voi, che le campane di mezzogiorno che il Signor Vescovo ha chiesto di suonare in questa domenica, ecco, siano l'annuncio di speranza, l'annuncio di pace, ma l'annuncio di fede di un Dio che non abbandona il suo gregge, lo sostiene e, come ci ha ricordato il Vangelo di oggi, lo sostiene dal di dentro. Allora non facciamocelo mancare. Con questo spirito, buona domenica e buona settimana a tutti.